Smith! Scusatemi, signore e signori, vi comunico che fra circa 2 ore e 23 minuti raggiungeremo l'orbita del pianeta Nettuno. Vi ringrazio dell'attenzione. Niente male. Grazie. I pannelli di controllo danno i parametri positivi. Ha comunicato all'ente spaziale la posizione? Sì, signore. Bene, ragazzi, ascoltate. DJ. Come sapete, il nostro equipaggio ha un ospite. Dottor Weir, può avvicinarsi? Procediamo con le presentazioni. Accanto a lei c'è il mio secondo, il tenente Stark. Il signor Justin, addetto alle macchine. Quest'uomo dello spazio è il signor Cooper. Cos'è che fa a bordo di questa nave, Cooper? Dunque, dottore, io sono suo migliore amico, ok? Mi occupo di salvataggi e di abbordaggi. Esperto in tecniche di soccorso. Lei è Peters, l'ufficiale medico. Poi c'è il mio pilota, il signor Smith. Quel tipo malinconico che vede nell'angolo laggiù è DJ. Che trauma. D'accordo. Ora che ci conosciamo tutti, capitano, avrei una domanda. Prego. Che cavolo dobbiamo fare quando arriviamo? Forse il nostro dottore sarà così gentile da spiegarcelo. Grazie. Prima di tutto voglio che sappiate quanto apprezzo l'opportunità che mi è stata data. Sappiamo che lei è contento di essere qui, dottore, ma deve capire che per noi non è così. Siamo stati strappati ad una meritata licenza e spediti intorno a Nettuno e ora siamo a 3 miliardi di chilometri dall'avamposto più vicino. L'ultima volta che è stata tentata una manovra di soccorso così lontano, abbiamo perso entrambe le navi, quindi la prego. Certo. Beh, quello che sto per dirvi è considerato materia da codice nero dall'ente spaziale. L'ente ha intercettato una trasmissione radio proveniente da un'orbita intorno a Nettuno. La fonte della trasmissione è stata identificata nella nave Event Horizon. Già. E noi siamo partiti per questa stronzata. Questo lei ha rinviato la nostra licenza. Non è possibile. Smith, si siede. Cooper, vada al suo posto. Dovete lasciarlo parlare. Tutto ciò che si sa della Event Horizon, che era una nave da ricerca interplanetaria, che il suo reattore è entrato in crisi e che il velivolo è esploso, non corrisponde al vero. La Event Horizon era il culmine di un progetto segreto per la creazione di un'astronave capace di superare la velocità della luce. Mi scusi, ma vede, in realtà non si può fare. Per la legge della relatività non è superabile la velocità della luce. La relatività, certo, non possiamo infrangere la relatività, però possiamo aggirarla. La nave in realtà non supera la velocità della luce, ma crea un punto di passaggio dimensionale che permette di saltare da un punto dell'universo ad un altro distante dal primo anni luce. E come? Beh, è difficile da spiegare, è tutta matematica. Ci provi, dottore. Bene, allora, per dirla in parole povere, si usa un trattenitore di campo magnetico per mettere a fuoco un fascio luminoso di gravitoni in modo che pieghino lo spazio-tempo conformemente alla legge della dinamica tensiva di Weyl finché la curvatura dello spazio-tempo non diventa infinitamente grande producendo un'eccentricità. Queste sono parole povere? Parole povere è un cazzo, non potrebbe parlare come noi. Immaginate per un momento che questo pezzo di carta... Mi scusi, quella è Vanessa ed è mia. Che questo attraente pezzo di carta rappresenti lo spazio-tempo e voi volete andare dal punto A, che si trova qui, al punto B, qui. Ora, qual è la distanza minore tra i due punti? Una linea retta. No, sbagliato. La distanza minore tra i due punti è zero. Questo è ciò che fa il passaggio dimensionale, cioè piega lo spazio finché il punto A e il punto B non vanno a coesistere nello stesso spazio-tempo. Così, quando l'astronave attraversa l'ingresso dimensionale, lo spazio ritorna normale. È un trasferitore gravitazionale. Lei tutto questo come lo sa? L'ho costruito io. Ora capisco perché hanno mandato lei. Ma se la nave non è esplosa, che cosa gli è successo? Beh, la missione andava alla perfezione, come da manuale. Aveva raggiunto la distanza di sicurezza usando propulsori convenzionali, ma al momento di proseguire con il trasferitore aprendosi un passaggio per Proxima Centauri, allora all'improvviso è scomparsa senza lasciare tracce. Fino ad ora. E dov'è finita negli ultimi 7 anni, dottore? È quello che dobbiamo scoprire.